Buongiorno, buongiorno e buon 24 marzo, buon giovedì 24 marzo. Uno dei nodi che il Milan dovrà sciogliere nella prossima stagione riguarda l'acquisto, nella prossima campagna di rafforzamento, l'acquisto di giocatori italiani. Perso che sì, probabilmente perso Romagnoli, al Milan di formazione italiana ne rimangono tre. Tonali, Florenzi e Mirante. Probabilmente Mirante non gli verrà rinnovato il contratto, ci potrebbe essere Plizzari, ma servono giocatori italiani. Io ne ho individuati tre, perché, ripeto, in questo momento ci sono solo, di formazione italiana, lasciamo stare il settore giovanile, ci sono solo Tonali, un perno del Milan del presente e del futuro, e Alessandro Florenzi. Per quello che riguarda Alessandro Florenzi non ci sono assolutamente dubbi. Già da diverse settimane vi avevo detto della stima dei dirigenti rossoneri nei confronti di Florenzi, che il prossimo anno sarà un giocatore del Milan. Quindi su questo punto non ci sono novità. Florenzi è stimato per professionalità, attaccamento già ai colori, qualità, classe, carisma, esperienza. Quindi Florenzi e Tonali sono due giocatori che faranno parte del prossimo Milan per quello che riguarda gli italiani. Ma mancano giocatori italiani. Io ho individuato, stiamo parlando signori, di consigli per gli acquisti, come diceva una volta Maurizio Costanzo. Stiamo parlando di suggestioni, di scenari di giocatori italiani, anche perché prima di postare questi video vado a documentarmi e ho detto quali potrebbero essere i giocatori italiani che potrebbero essere importanti per il Milan a livello di sostenibilità economica, a livello di prospettiva. Perché se tu vai dai giocatori italiani della nazionale, il costo è elevatissimo. Qualcuno, ho letto un articolo interessante oggi, questa mattina, su un sito, che parlava proprio di giocatori italiani che forse hanno poco mercato, perché quelli bravi sono molto molto cari. Ecco perché il Milan, soprattutto il Milan, si è sempre rivolto a mercati stranieri, mercati francesi, dove c'è un fermento di vivaio straordinario. Giocatori spagnoli già sono un po' più cari, giocatori belgi, olandesi, giovani, e lì si possono trovare delle opportunità, si possono trovare delle belle occasioni. Ma servono gli italiani, le liste sono chiare, servono gli italiani. Allora, un nome che non faccio per primo, ma a me non interessa fare il nome per primo, un giocatore che ha tante caratteristiche per poter essere importante per il Milan, è questo giocatore. E parliamo di Christian Aslani, giocatore dell'Empoli. Albanese, e voi mi direte, ma come? No, formazione giovanile dell'Empoli, passaporto italiano, è arrivato in Italia che aveva 2 anni ed ha vissuto vicino a Pisa. L'età, 20 anni, è del 2002. Ruolo centrocampista, oggi nell'Empoli, regista, giocatore interessante già nella nazionale albanese, 20 anni italiano. Costo, l'Empoli non ti regala nulla, ma il Milan con l'Empoli ha sempre avuto eccellenti rapporti, non per niente Krunic e Benasser, con l'ironia di molti, con la sciocca, inutile ironia di molti, sono stati due grandi acquisti per il Milan, uno molto utile, non sbaglia una partita, parliamo di Krunic, uno un fiore all'occhiello come Benasser. Aslani ha delle caratteristiche importanti, il Milan perde che sì a centrocampo, probabilmente troverà il modo di cedere Bakayoko, chiaro che arrivano Pobega e Adli, però Benasser, Tonali, Pobega, Adli, Krunic e Aslani è un centrocampo di livello. Attenzione, non stiamo parlando che Aslani
faccio sempre il solito paragone, andrebbe facilmente titolare a Anfield, ma innanzitutto è un giocatore già nazionale albanese, 20 anni, che può crescere con grande calma nel Milan. Costo abbastanza sostenibile, penso dai 7 ai 10, ma ripeto, poi le formule con l'Empoli si trovano. Quindi Aslani potrebbe essere una delle scelte per il Milan, per l'italiano del Milan. E abbiamo parlato di centrocampo. Parliamo anche dell'attacco. C'è un ragazzo che ha segnato il suo primo gol domenica nel Verona, proprio contro l'Empoli, e parliamo di Matteo Cancellieri. Anche lui, 20 anni, gioca nel Verona. Attenzione, giocatore mancino che gioca a destra, piede, come si dice oggi, invertito, e infatti ha segnato un gol proprio spostando sul piede sinistro. Quindi un giocatore giovane, anche lui 20 anni, interessante, costo credo relativamente abbordabile, lo si può far crescere il Milan, come perde a centrocampo, che sì, e probabilmente Bakayoko, perderà certamente Castiglieco, quindi potrebbe essere un altro giocatore da far crescere, giocatore italiano, giocatore che può aiutare. Sono giocatori italiani non che partono titolari, ma servono da mettere in lista per poter essere disponibili poi quando la stagione si fa calda e possono crescere. Matteo Cancellieri potrebbe essere un'altra figura interessante, costo relativo, italiano, fascia destra, piede invertito, mi sembra che abbia tutte le caratteristiche perché il Milan possa metterci gli occhi, e questo è il secondo consiglio per gli acquisti. E adesso veniamo a un altro giocatore al quale i tifosi del Milan sono quasi già affezionati perché sanno una cosa importante di questo giocatore. Il terzo giocatore, e prima di arricciare il naso pensateci bene, prima riflettiamo, è un giocatore innanzitutto come gli altri a costi anche di ingaggio molto relativi, perché Aslani credo che venendo dalla primavera ha un ingaggio totalmente sostenibile per il Milan. Matteo Cancellieri, un giocatore che il cui valore in questo momento, ripeto, potrebbe andare sui 4, 5, 6 milioni di euro, non credo in questo momento di più, ma per quello che riguarda l'ingaggio il Milan non avrebbe nessun problema. Ma anche per il prossimo giocatore, attenzione, si chiama Tommaso Augello. Parliamo di giocatori non che debbano partire titolari. È chiaro questo concetto, non andiamo a dire che il Milan l'ironia, ma come si rafforza con Aslani dell'Empoli, con Cancellieri appena al debutto, ma è un under 21 interessante, che ha giocato poco nel Verona, e adesso Tommaso Augello della Sampdoria. Allora, il Milan ovviamente potrebbe cedere Balloturè perché servono italiani. E Tommaso Augello lì sulla sinistra come alternativa a Theo Hernandez potrebbe essere il giocatore adatto. 27 anni nel pieno della maturità, ma soprattutto, e lo sanno i tifosi, un vecchissimo cuore rossonero. Diventa matto per il Milan. Il Milan porterebbe a casa un altro matto per il Milan come Tonali. Un altro che per il Milan sarebbe disposto a buttarsi nel fuoco, rosso e nero. Tommaso Augello è nato al Cignano, milanismo pur, ha giocato nel Pontisola, nella Giana di Gorgonzola, quindi ha saputo soffrire per emergere. Ha una buona gamba, una buona corsa, certamente non è un fenomeno assoluto, ma nella rosa del Milan avere Florenzi Tonali, Aslani, avere Augello e avere poi anche Cancellieri
tanto i campioni saranno gli Origi o i Broja, saranno i Botman, saranno gli Adli, saranno magari qualche altro acquisto per la tre quarti. Non sono questi che ci fanno fare salto di qualità, ma sono giocatori funzionali, ideali, bravi, entusiasti, giovani per quello che riguarda Cancellieri e per quello che riguarda soprattutto Aslani. E questo Augello porti a casa un cuore rosso-nero che là, quando Theo Hernandez, poche volte speriamo, non sia in grado di giocare, puoi mettere Augello come alternativa, tranquillamente, perché è una buona alternativa, riserva, nessun giocatore del Milan è riserva, buona alternativa a Theo Hernandez. Si chiamano consigli per gli acquisti, se volete, si chiamano idee, però andate voi, se siete più bravi e me lo suggerite nei commenti, a segnalarmi dei giocatori italiani di serie A che siano sostenibili come costo. Cancellieri si sta affacciando adesso, ma è un giocatore che io ho già seguito con interesse, ve lo dico, nell'Under 21. Quindi, con costi sostenibili, pagamenti ovviamente ci pensano Maldini e Massara, non devo essere io che suggerisco nulla, ma potrebbero essere tre idee per gli italiani, idee che possano non certamente far diventare il Milan pari al Manchester City, ma che creano una bella base di ragazzi di 20 anni, di ragazzi giovani oppure di vecchi cuori entusiasti. Sono scenari, sono suggestioni, non sono notizie, ma fanno discutere, anche perché per voi, per me, sono andato a cercare italiani. Avete altri suggerimenti, ripeto, scriveteli, ma non è facile trovare giocatori italiani bravi dal costo sostenibile. E il Milan punta su queste caratteristiche. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, siamo arrivati a 130.000 e attivate la campanella. Porta fortuna!